calmo. Sì. Va bene, bel posto. Bel posto per vivere. E ci sono le pecore! Che bello! Pecore. Oh! Una vita! Oh, che bello! Oh, un'altra vita! Oh, che fantastico! Questo è proprio... Ah, è qui da dove sono venuto. Ah, da Barlume. Proprio un bel posto dove passare le vacanze. Che colonna sonora, poi. Vabbè. Salve, popolo di internet, in questa nuova parte di... Allora, buongiorno a tutti. Salve popolo di internet e benvenuto in questo nuovo video. Salve popolo di internet e benvenuti in questo nuovo episodio di Spiro the Dragon Riptos Rage. Sono Cosmo Comic, 2K iniziali e una C finale, e siamo qui nel regno di Avalar, giusto? Sì, nella foresta d'estate. Spiro, questo è il mondo foresta d'estate. Qui sparsi ci sono i portali che conducono ai molti mondi di Avalar. Sì? Disgraziatamente Ripto ha preso il castello e noi abbiamo bisogno del tuo aiuto. Comincia con il recuperare i talismani di ciascun mondo in cui ti rechi. Ciascun? Beh, mi pare un'azzardata. Facciamolo. Proprio un bel posto qua. La libellula che ti ronza intorno, di nome Sparks, indica il tuo stato di salute, Spiro. Più punti hai, più lucente sarà la libellula. È una cosa che ho già sentito e ho già visto. Dale! È proprio bello questo luogo. Questa colonna sonora aurica mi è proprio... Era... Si aspira alla libertà. Scusa, Spiro. Mi piacerebbe insegnarti a nuotare sott'acqua, ma mi piacerebbe di più impadronirmi del tuo tesoro. 500! Seriously? Ma allora sei un ladro! Da dove le prendo ora? Oh! Dici... Ok. Ciao, Spiro! Sembri piuttosto agile. Ti metto alla prova. Vediamo se ce la fai. Sì. Premi il tasto croce e tienilo premuto per restare in aria più a lungo. Si chiama X, non croce. Ok, non male. Ora per fare il prossimo salto dovrai volare. Premi croce per saltare. Poi premilo di nuovo mentre sei al culmine del salto per volare il più lontano possibile. Sì. Oh. Lo so. Ci ho già giocato a questo gioco. Ora prova a librarti. Premi croce per saltare. Poi premilo ancora per volare. Alla fine del volo premi il triangolo per librarti e andare più in alto e distante. Lo so. Uffa. Vediamo minuti di gameplay solamente per questo. Banale, inutilissimo tutorial. Molto bene. E ora la prova più difficile. Metticela tutta. Inizia camminando. Quindi salta, vola e rimani sospeso in aria proprio prima di arrivare sull'orlo della piattaforma. Ricordati di usare il tasto direzionale a destra o di spostare in avanti il joystick analogico quando sei in volo. Mm-hmm.
Wow! Sei un atleta niente male! Ma se io non avessi perso le mie scarpe da ginnastica, ti farei mangiare la polvere! Ti farei mangiare la polvere! Per il momento prendi una sfera per la tua collezione! Le scarpe... Ok, va bene, ok. Un'altra sfera, grandioso. Proprio quello che mi serve. Oh, che bello. Gemma! Pecore! Dovrò imparare comunque a nuotare, visto che il portone si trova maledettamente lì sotto. L'ambientazione qui è, se non fantastica, è sublime. Davvero. Quanti giochi di questo tipo ci sono con questa ambientazione? Intendo di quelli moderni. Pochi, se non pochissimi. Questa musica aulica, mazza, oh. Rischio di fare un gameplay solo con... parlando di quanto è buona la musica e di quanto è buona l'ambientazione e tutto, ecco. Io quasi, vabbè, dai, finiamo il gameplay, cerchiamo di scoprire tutto quello che c'è qui dentro. Vediamo se ci sono altri mondi. Da questi due, o anche questi tre, voglio dire. C'è anche quello lì. Sembra essere il boss. Cioè, a quanto ho letto lo dico. Pecora! Questo gioco è un... Sicuramente questo gioco è... Beh, sto a giocarci, però... Non so assolutamente... Insomma, cosa devo dire? Allora, se io ci... riuscirò a prendere in un modo o nell'altro. Ora che ho scoperto che c'è quella sfera, bene, la prenderò in un modo o nell'altro. Per oggi è tutto in questa parte di Spyro the Dragon Riptos Rage. E niente, ci si vede la prossima
al prossimo video. Arrivederci, popolo di internet. Anzi, aspettate. Sì, per questa parte è tutto. Arrivederci, popolo di internet. Ci si vede ad un prossimo video. What is this?